Buonasera, tanti volti amici, tante persone conosciute, tante persone legate a Don Gianni, ma anche al percorso fatto da questa persona in questa città, in questi suoi 25 anni. Voglio dire subito una cosa importante a scanso di equivoci. Al mio posto deve esserci un altro nostro caro amico, al quale fare un grande applauso, Erennio De Vita, che purtroppo per impegni lavorativi ha avuto chiaramente una difficoltà, però saluta chiaramente Don Gianni, sarebbe stato felicemente qui con noi, ma chiaramente non è potuto, quindi purtroppo ci sto io, cioè, quindi questa è l'alternativa. Il budget non permetteva, oltre Regno De Vita c'era soltanto Alessandro Cattelan e anche lui è impegnato, quindi sarà una serata molto speciale per tanti motivi. Il momento più importante lo abbiamo vissuto già, eravamo tutti all'interno del Duomo di Capua che vive di uno splendore veramente, lasciatemi dire, pazzesco, un ambiente veramente spettacolare. Questa sera si sentiva, a mio modesto parere, una grande aria, oltre che di caldo, visto i 45-50 gradi, anche di grande gioia da parte di tutte le persone che sono accorse in quest'ora e mezza con i sacerdoti, i vescovi e soprattutto Gianni. Dopo questo momento, che poi è il momento chiaramente più importante, quello della celebrazione che consacra un po' il percorso di questi 25 anni, abbiamo pensato di condividere insieme un momento di festa. Lo abbiamo fatto però in maniera, fra virgolette, nostra, cercando di non incensare la figura di Gianni, che non ce n'è bisogno perché già è nel cuore di tutti, ognuno di noi sa per sé chi è Don Gianni, ma l'abbiamo fatto più che altro facendo una sorta di percorso attraverso questi 25 anni trascorsi insieme, dal 1993 fino ad oggi. Però lo abbiamo fatto, per non annoiarvi chiaramente, non attraversando i singoli anni, ma racchiudendo questa storia all'interno di una metafora molto particolare, una metafora che racchiude sette momenti che hanno, a parere diciamo un po' di tutte le persone coinvolte in questa esperienza, hanno segnato la strada, il percorso di Don Gianni in questa città. Sette momenti che raffigureranno sette simboli che poi vedrete saranno fisicamente qui sul palco, sette simboli che rappresentano un po', come ho detto, il percorso fatto da Don Gianni. A questa festa, così come a tutte le cose che state vedendo, dal servizio, dal buffet, dal catering, dal servizio liturgico, la stampa dei libretti, degli opuscoli, i segnalibri voluti da Don Gianni, hanno partecipato tutte le realtà parrocchiali, tutte le persone che in qualche modo oggi vivono un'esperienza di parrocchia, non soltanto qui nelle parrocchie, chiaramente nella parrocchia della cattedrale, ma anche in quella di Ogni Santi, di Santi Filippo e Giacomo, le parrocchie, la chiesa della Maddalena e le tante altre chiese che fanno parte di Capua, parrocchia Capua Centro. Noi prima di cominciare abbiamo bisogno di un momento solenne. Praticamente vorrei Don Gianni qui con noi. Don Gianni, vieni qui con noi sul palco un attimo, perché simbolicamente abbiamo 25 palloncini che hanno bisogno di volare in alto. C'è una scala, ma ovviamente eccoti. Sì, sa. Allora, Don Gianni, prima di cominciare l'inaugurazione della serata, chiamiamola così, come vedi alle tue spalle c'è un po' il concetto grafico che ti ha accompagnato in questo percorso, con una frase a te molto cara, che io non spiegherò chiaramente per nessun motivo al mondo, soprattutto in latino, e poi davanti a te ci sono 25 palloncini colorati, che rappresentano un po' tutte le esperienze
che tu le persone che hai incontrato in questi 25 anni. Poi saluti alla fine, però adesso possiamo... Bene, allora, pronti? Giorgio, mantieni. Un applauso! Vanno tutti verso il campanile, sarà un segno. Deformazione professionale, si va sempre di là. Sarà un segno. Bene, adesso vedo un po' meglio perché i palloncini erano belli ma un po' ingombranti, devo dire. Io se fossi in te darei un bacio panoramico da qui, così. Va bene, grazie. Allora, con Don Gianni chiaramente ci vediamo dopo, anche perché starà con voi tutta la serata. Non sarà lui il protagonista di questo momento, ma la storia di questa... E tu giri senza... Allora, prima di cominciare però, vi aiutiamo a capire, con una voce molto amica di Don Gianni, che cosa significa questo 25. Ma non che cosa significa per Don Gianni piuttosto che per me o per ognuno di voi. Proprio simbolicamente, il numero 25, che cosa rappresenta? Il numero 25 porta in qualità due numeri. Le fa una cortesia. Il numero 2 e il numero 5. Microfoni, se li puoi rimanere là sopra là, altrimenti salgo e scendo. È collegato un angelo che ti incoraggia a effettuare importanti cambiamenti di vita che porteranno nuove opportunità sulla vostra strada e miglioreranno la vostra vita. La ripetizione di questo numero indica anche che durante questi cambiamenti l'angelo vi assisterà. Quando viene visualizzato il numero 25 si tratta di un messaggio in cui gli angeli vi dicono di avere fiducia in voi stessi. E allora, oggi ricorderemo questi ultimi 25 anni attraverso un percorso meraviglioso che fonda la sua storia su 7 pilastri fondamentali. 25 anni di Don Gianni raccontati in 7 momenti che rappresentano i valori che hanno reso questo tempo un tempo di gioia per tutti noi e per la vita di Don Gianni. Un tempo felice che ha fatto delle difficoltà incontrate uno strumento per crescere e fortificarsi. Un tempo bello come una brezza d'estate in un giorno di calura. Un tempo bello, il nostro tempo. La voce che avete ascoltato è di Antonio Casale, facciamo un applauso ad Antonio. Uno degli amici di prima data, per questo ho scelto, siccome lui rappresenta al meglio il numero 25, non solo per questioni anagrafiche ma anche per quello che ha letto, e allora abbiamo scelto Antonio a narrarci questa cosa. Antonio ha fatto un accenno, 7 momenti, partiamo con il primo. La vita di questi 25 anni di Don Gianni in questa città e di tutti noi che in qualche modo siamo stati toccati da questa presenza è paragonabile a quella di una pianta. 7 momenti racchiusi in una pianta. Qual è il primo momento della pianta? Il seme.
Il primo momento è il seme. Invito Luca a salire sul palco con il simbolo e ad Alessio, che poi vi presenterò, a spiegarci l'opera d'arte che ha realizzato per raffigurare al meglio il concetto di seme, ovviamente legato al principio della fede. Alessio è un giovane artista capuano. È un giovane artista capuano che ci ha donato queste 7 raffigurazioni. Il primo è il seme. Vai Alessio. Allora, i colori utilizzati sono il giallo, il nero e il bianco. Il giallo e il nero, in antitesi tra di loro, rappresentano il positivo e il negativo, unificati dal bianco sotto forma di spirale, che nel suo modo armonioso di espandersi dal centro verso l'esterno, la rendono uno dei simboli di creazione infinita e quindi del seme della vita. Tanto è vero che la spirale è stata realizzata con smalto bianco, materiale non intaccabile dall'acrilico giallo e dal nero. Piano? Beh, non è proprio un piano ancora, è più uno studio di fattibilità. Ha detto che in teoria è possibile, dottor Jones. Sì, in teoria. Infatti, sarebbe un miracolo divino se si avverasse. Io mi baso più su fatti e cifre. Non è un uomo religioso? No, no affatto. Ma lei è un pescatore, dottor Jones. Mi scusi, non la seguo. Quante ore passa a pescare prima di prendere qualcosa? Decine? Oh, anche centinaia a volte. Ed è un buon impiego del tempo, basandosi su fatti e cifre? Ma lei persevera, con il vento, la pioggia, il freddo e con ben poche possibilità di successo. Perché? Perché lei è un uomo di fede, dottor Alfred. E infine, viene premiato per tanta fede e costanza con un pesce. Con tutto il rispetto, pesca e religione sono due cose diverse, Vostra Eccellenza. Con eguale rispetto, io devo dissentire. Un brindisi? Alla fede e alla pesca. Alla fede e alla pesca. Alla fede e alla pesca. E alla scienza. E alla scienza. E allora, dopo questo video sulla fede un po' particolare, perché avete visto il dialogo era fra un emiro e un dottore, Silvana ci legge una piccola lettura sulla fede che forse ci dà un'idea chiara, ancora più chiara di quello che è il concetto della fede secondo quello che abbiamo vissuto qui in questa parrocchia. Soprattutto perché a volte cerchiamo nel posto sbagliato. Aspetta, Silvana. Un vicino trovò Nasruddin in ginocchio, intento a cercare qualcosa. Cosa state cercando, mollà? La mia chiave l'ho persa. E i due uomini si inginocchiarono per cercare la chiave perduta. Dopo un po' il vicino disse: dove l'hai persa? A casa. Santo cielo, ma allora perché la cerchi qui? Perché qui c'è più luce. A che serve che io cerchi Dio in posti sacri se l'ho perso nel mio cuore? E chi meglio dei bambini può rappresentare il senso di fede? Don Gianni più volte ha accolto, sapete, anche in modi molto particolari, tipo la notte di Pasqua con la rottura dell'uovo o il 5 gennaio con l'arrivo dei Magi, tanti momenti e soprattutto con un evento che da anni si ripete. E allora invito sul palco il responsabile del campo estivo, che quest'anno è Carmine. Carmine, ci sei? Facciamo un applauso a Carmine. Buonasera a tutti. Anche quest'anno sono il responsabile del campo estivo della parrocchia di Santi Filippo e Giacomo. Ringrazio Don Gianni vivamente che ha posto la sua fiducia nei miei confronti e ci guida anche il sacerdote Don Valerio, che è il viceparroco della cattedrale. Cosa facciamo noi con questo campo estivo? Cerchiamo di portare Cristo nella vita del bambino attraverso le varie attività ludiche. È vero, è importante la catechesi, è verissimo, è importante la celebrazione, ma è anche vero portare Gesù ai piccoli.
Quindi non soltanto le famiglie, attraverso i primi passi della fede, anche noi, attraverso i giochi, attraverso i balli, vogliamo testimoniare la gioia dell'incontro con Cristo. Tutto questo è il campo estivo. Adesso vi facciamo vedere soltanto un balletto, giusto per far capire anche a tutti quanti voi più o meno quello che cosa facciamo. Poi siete tutti invitati a venire al campo a Santi Filippo e Giacomo tutti i giorni. Quando volete, le porte della chiesa sono sempre aperte. Il campo estivo è iniziato tanti anni fa, quando io ero giovane, quindi c'era la televisione in bianco e nero, e adesso c'è Carmine che sta facendo davvero un gran lavoro con gli animatori. I ragazzi sono pronti. Salvatore, se mi dai l'ok, facciamo partire la base. Ci siamo? Datemi un ok. Lei? Prego! Facciamo un altro applauso a Carmine. Carmine, vieni qui. Il campo estivo è tuttora in corso, chiaramente, e c'è possibilità di iscriversi ancora? Certo, abbiamo iniziato stamattina, le possibilità per iscriversi ci stanno ancora. La fede, il seme, i ragazzi del campo estivo, i bambini del campo estivo. Grazie Carmine. Adesso
c'è un secondo momento. Una volta piantato il seme, la prima cosa che il seme fa è mettere le radici. Il secondo simbolo è quello delle radici. Luca porterà sul palco il secondo simbolo e Alessio ci darà una spiegazione dello stesso. Prego Luca. Il colore utilizzato è il nero. Nonostante le radici siano al buio, esse sono vive e generano vita. Okay. E allora, accogliamo anche con un grande applauso, già l'abbiamo salutato prima, Antonio Casale, vieni Antonio. Il secondo simbolo, ciao Antonio, buonasera. Allora, il secondo simbolo, che è quello delle radici, rappresenta forse, Antonio, non so se tu sei d'accordo, uno dei cardini più importanti che Gianni ha voluto in qualche modo, su quale Gianni ha voluto, Don Gianni ha voluto fondare il suo percorso, che è quello della carità. Ti lascio leggere qualcosa di importante. Per parlare della carità, racconto una storia vera, tratta dal libro La città della gioia. Parla di una bambina indigente che l'autore, Dominique Lapierre, incontra in un villaggio e a cui l'unica cosa che dà e che ha in quel momento è un biscotto. La bambina lo accetta felice e si incammina. Dopo pochi metri, però, vede un cane affamato. Si ferma, spezza il biscotto e gliene offre una metà al piccolo cagnolino. Ecco, se dovessi dare un nome a questo racconto, lo chiamerei La carità. E lo introdurrei come una citazione dello scrittore statunitense Jack London. Un osso dato a un cane non è carità. Ma se io sono affamato come il cane e divido l'osso con lui, questa è carità. Un modo semplice per dire che la carità non è solo un gesto materiale, ma è soprattutto un atto del cuore. Grazie Antonio, grazie. La carità, ne potremo parlare per ore, solo qualche piccolo esempio. La mensa di solidarietà, il centro d'accoglienza, l'ambulatorio, il progetto Lazzaro e tanti altri progetti che hanno in qualche modo segnato il percorso di tutti noi all'interno di questi 25 anni. E uno di questi gesti concreti è proprio un gruppo che invito qui a salire sul palco. Signori, vi presento il gruppo Caribou. Facciamo un applauso. Il gruppo Caribou è nato, è giovanissimo ed è un gruppo nato per dare una risposta di carità alle tante opere e in particolare, se non vado errato, alla Casa della Divina Misericordia che in questi anni sono stati creati. Vi ricordo, la Casa della Divina Misericordia è nata il 10 ottobre 2010. 10, 10, 10. Tanti sono i ragazzi, ma Carla ci spiega velocemente, in un minuto, che cos'è e chi sono i Caribou. Buonasera a tutti. Sì, come già anticipato Giorgio, noi siamo innanzitutto un gruppo di amici, ci siamo conosciuti grazie alla parrocchia e quindi grazie a Don Gianni. E innanzitutto, proprio per questo, ci teniamo ad essere qui per partecipare a questa festa e fargli i nostri auguri. Il nostro gruppo in particolare è nato 2 anni fa per sostenere la Casa della Divina Misericordia. Noi siamo accomunati dalla passione per il canto, per la musica e abbiamo deciso di metterla al servizio degli altri e quindi di donare il nostro tempo e quello che sappiamo fare con la musica a questo bellissimo progetto. Quindi organizziamo dei concerti
a scopo di beneficenza per raccogliere fondi che poi vengono devoluti per il momento alla Cassa della Divina Misericordia. L'ultima cosa che ha detto Carla, e ovviamente ci accomuna anche un'amicizia ormai lunga, è molto importante, perché nel campo dell'arte tante sono le realtà che hanno sostenuto le opere solidali di questi 25 anni. Quindi Caribu, il Teatro per Beneficenza, con la compagnia Magnifica Gente, poi dopo c'è il gruppo Enrico Campanino, ma ne parleremo dopo, Caribu, Donne per Africa e tanti altri gruppi. Ora non vorrei dimenticare, ma tanto poi Don Gianni, che ascolta tutto, li menzionerà sicuramente. Il gruppo Caribu ci canta Man in the Mirror di Michael Jackson, una canzone che significa un uomo allo specchio. No? Va bene? Un uomo allo specchio? Ok. Man in the Mirror, Caribu. Gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the color on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause I got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with a man. Take a look at yourself, then make a change. Don Gianni.
È una festa famiglia, quindi doveva salire per forza, vero? Sennò... Allora, un applauso al gruppo Caribou. Grazie Carla, Davide, chiaramente restate con noi. Allora, abbiamo adesso una canzone che abbiamo pensato di legare sia un po' ai gusti musicali di Don Gianni, ma anche e soprattutto al significato stesso del brano. Il titolo di questa canzone è Diamante. Quindi invito, abbiamo messo su un gruppo per cercare in qualche modo di creare dei momenti musicali di legame, di liaison fra le varie realtà parrocchiali. In questo gruppo hanno aderito chiaramente tante persone amiche di Don Gianni che hanno sposato questa cosa, quindi lo facciamo con tanto amore. Tra di noi ci sono due persone a cui sono particolarmente legato, uno già è salito sul palco. Un applauso al maestro Antonio Fierro, grande Antonio, sempre disponibile. Vi racconto un piccolo aneddoto, l'ho chiamato un po' di giorni fa, stamattina, fino a qualche ora fa era a Modena, è arrivato direttamente qui, ha montato gli strumenti ed è sul palco con noi. Chi vuole esserci c'è sempre, grazie Antonio da parte mia e chiaramente di Gianni. E poi alla chitarra Federico Netti, va bene, quindi sapete perché, mio fratello, e tanti amici, quindi Davide Bacco, Dario Cavaliere, Sara Sant'Agata, Ottavia Argenzio e Carla Finizio. E adesso io, però Giuseppe deve scendere. No, i panoramici per il coro. Nuove distanze ci riavvicineremo.
Allora, noi non abbiamo manco un nome, quindi un applauso così. Ok, grazie. Il video alle vostre spalle rappresenta la quotidianità che vivono i sacerdoti, le suore e i laici impegnati in azioni caritatevoli. I video sono tutti presi chiaramente dalla campagna dell'8 per 1000, della Chiesa Cattolica per l'8 per 1000 e chiedi a loro, ma rappresentano soprattutto la quotidianità dei sacerdoti e quindi chiaramente anche del nostro Don Gianni. Grazie ai ragazzi, io riprendo la scaletta che avevo lasciato qui. E dopo la carità, ovvero il germoglio, no, ho detto le radici, nasce il germoglio. Il terzo simbolo è quello dell'amore, l'amore. Invito Luca a salire con l'opera sempre di Alessio. Non è quella. Luca, non è quella lì. Chiediamo scusa ad Alessio. Aspettiamo un attimo Luca. Ecco che hanno sbagliato di nuovo. Chiediamo scusa. Intanto salutiamo qualcuno, Silvana, così... No, saluto io, non ti preoccupare. Allora, tutte le suore capitanate, le suore ancelle dell'Immacolata che vedo di bianco vestito finalmente nel periodo estivo, così più fresche, almeno psicologicamente, con Madre Rosa, che è qui Madre Rosa trombetta, e chiaramente la Madre Emerita, Madre Maria ho visto in giro, e tutte le altre suore, Suor Angelina, buonasera, Suor Libertina, Suor Ubaldini, ci sono un po' tutte. Sì, poi le giovani, ok. Le suore francescane, ho visto Madre Amabile, era in giro, la salutiamo. Siamo pronti? Ok, Luca, sali sul palco e poi salutiamo gli altri. Il simbolo è quello del germoglio, il valore è quello dell'amore. Silvana, che cos'è l'amore? Deve spiegare il simbolo, lui deve leggere. Vai Luca. I colori utilizzati sono il nero, il grigio di Payne e il bianco. Il germoglio è bianco ed è posto alla fine del dipinto. Le colature rappresentano la crescita della futura pianta. C'era una volta un'isola dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini. Il buon umore, la tristezza, il sapere, così come tutti gli altri, incluso l'amore. Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l'isola stava per sprofondare. Allora prepararono tutte le loro navi e partirono. Solo l'amore volle aspettare fino all'ultimo momento. Quando l'isola fu sul punto di sprofondare, l'amore decise di chiedere aiuto. La ricchezza passò vicino all'amore su una barca lussuosissima e l'amore le disse: «Ricchezza, mi puoi portare con te?» La ricchezza rispose: «Non posso. C'è molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per te». L'amore allora decise di chiedere all'orgoglio, che stava passando su un magnifico vascello: «Orgoglio, ti prego, mi puoi portare con te?» L'orgoglio le rispose: «Non ti posso aiutare, qui è tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca». Allora l'amore chiese aiuto alla tristezza che gli passava accanto: «Tristezza, ti prego, lasciami venire con te». E la tristezza rispose: «Oh amore, sono così triste che ho bisogno di stare sola». Anche il buon umore passò di fianchi all'amore, ma era così contento che non sentì che lo stava chiamando. All'improvviso una voce disse: «Vieni amore, ti prendo con me». Era un vecchio che aveva parlato. L'amore si sentì così riconoscente e pieno di gioia che dimenticò di chiedere il nome al vecchio. Quando arrivarono sulla terraferma, il vecchio se ne andò. L'amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al sapere: «Sapere, puoi dirmi chi mi ha aiutato?» «È stato il tempo», rispose il sapere. «Il tempo?» si interrogò l'amore.
Perché mai il tempo mi ha aiutato? Il sapere, pieno di saggezza, rispose: perché solo il tempo è capace di comprendere quanto l'amore sia importante nella vita. Che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le spalle contro il muro pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come i bollicini. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni. E che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei semplicemente sostanza dei sogni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei sogni miei. A te che non ti piace mai, sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, del mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande e il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni, sostanza dei giorni miei. Grazie. Ottavia e Dario, Ottavia Genzio e Dario Cavaliere, del gruppo senza nome che abbiamo messo su. Ok. Perché abbiamo scelto di fare questa canzone? Perché Jovanotti la scrisse per la figlia, ma se avete ascoltato il testo, oppure chiaramente la conoscete, è una canzone che abbraccia qualunque cosa si voglia amare. E quindi nel caso di questa storia, di questa sera, la parrocchia, la comunità, la vita di strada, la fede e tutte le esperienze che Don Gianni ha vissuto sicuramente sono state fatte con amore, non solo da lui, ma di tutte le persone che intorno hanno vissuto questa esperienza.
Ma ora c'è un momento molto speciale, con una persona speciale. Invito qui Don Peppino Centore. Facciamo un applauso enorme. Don Peppino, uno dei più grandi artisti della nostra città. Se la poesia è arte, Don Peppino è sicuramente una delle espressioni massime di questa città. E le sue poesie hanno segnato il percorso di tanti uomini, che sacerdoti e non, della storia passata, della storia futura, cioè nel senso di giovani che poi sono diventati dei grandi uomini, e di tanti amici e fratelli. Quello che leggerà stasera Don Peppino la troverete anche nell'opuscolo dei 25 anni che vi è stato donato, ed è una poesia dal titolo L'orizzonte del tuo sguardo. Don Peppino Centore. Solennizzano in te natura e grazia un loro felice esaltante connubio, già che la mano di Dio di molte corde la tua arpa ha dotato, che tu sai fare ottimamente vibrare, ed innumere frecce ha deposto nella tua capace faretra, ed ognuna dal tuo arco ben teso scoccata tocca infallibilmente il suo bersaglio. Dal seminario hai appreso che l'Eterno ama la terra, e dallo scautismo che occorre lasciarla un poco più bella di come si è trovata. E tu sempre, nei tuoi spazi di transito sosta, vingi di un segno di visibile bene. Sai porre in giusta perfetta armonia l'operoso fervore di Marta e il silenzio adorante di Maria, e con sagace intuito assegnare a tempo e luogo il compito più idoneo a chi ti affianca nel tuo apostolato, augurandoti lunghi e gioiosi anni di vita e di lavoro nella solente e disagevole vigna del Signore. Vigila, perché spesso può accadere che un eccesso di virtù si tramuti in vistoso difetto, e se ti accorgi che un piatto della bilancia troppo pende da un lato, poni un contrappeso sull'altro. E da ultimo, se per disamore delle creature l'orizzonte al tuo sguardo si fa oscuro, ricorda la parola del nostro mai dimenticato Don Umberto: Gesù, l'unico amico vero, l'unico amico fedele, l'unico amico sicuro. E Maria, Madonna della strada, t'accompagni materna dovunque tu vada. Grazie. Don Peppino Centore, uomo, sacerdote, poeta, artista, amico di Don Gianni. Va bene, Don Peppino? Grazie mille, Don Peppino, grazie. Antonio. Quarto momento. La pianta cresce e sviluppa chiaramente il fusto. Abbiamo deciso di assegnare a questo elemento della pianta, il fusto, uno forse dei valori più importanti per la storia di questa parrocchia, di questa comunità e di Don Gianni: il valore della strada. Invito Luca a portare il simbolo della strada. Luca e Alessio a leggere il significato della sua opera, il simbolo della strada, ovvero il fusto. Il fusto. Ci sono problemi tecnici con i pannelli. Ok. Nel frattempo io direi, Antonio, di leggere quello che era il testo, eh? Così, prego. Finalmente la strada. Ho bisogno dello zaino, della pazienza del cammino. Ho bisogno di avere sete, qualche volta di avere fame. Ho bisogno che tutto questo mi strappi fuori dalle comodità in cui ogni giorno mi adagio. Ho bisogno che tutto questo
mi liberi dal dormiveglia e mi ridoni il gusto della vita. Ho bisogno del silenzio, dei pezzi di strada senza parole, per accorgermi che non devo avere paura di niente, neanche della mia debolezza, perché c'è un amore che mi ama sempre. Ascoltiamo Alessio che Alessio, il fusto. Allora, i colori utilizzati sono una scala di verdi e marroni. È un fusto primaverile, simbolo di rinascita. Le sue fibre sono rette e non tortuose, pronte a reggere i rami con le sue foglie e i suoi frutti. Allora, chi meglio delle persone che saliranno adesso sul palco può rappresentare questo simbolo, quello del fusto, e questo segno, questo valore, quello della strada? Invito gli scout della città di Capua e il gruppo scout Capua 2, con Mario che è qui con noi, salite tutti sul palco. Mario, che cos'è lo scoutismo? Salve. Allora, mentre salgono, noi siamo gli scout. La GESCI, che è l'associazione guide e scout cattolici italiani, è un'associazione educativa che opera con una metodologia rispondente ai valori dello scoutismo. Lo scoutismo, il metodo scout, si fonda sul gioco, sull'avventura, sul servizio, nelle rispettive fasce di età che noi chiamiamo branche. Abbiamo ripartito il periodo della formazione nei lupetti, che vanno dai 7 agli 11 anni, nei ragazzi che sono esploratori e guide dai 12 ai 16, nei giovani che vanno dai 17 ai 21 anni e sono rover o scolte. Lo scopo dello scoutismo è formare un buon cittadino. Al termine di questo cammino di formazione, perché di cammino si tratta, il rover e la scolta noi diciamo che prende la partenza. Riteniamo cioè che la sua formazione sia ormai completa per quello che il metodo scout gli può offrire e che lui o lei sia un uomo e una donna pronto a servire nel mondo. Egli o ella fa la sua scelta di servizio in base alla sua vocazione e sarà pronto a mettersi di nuovo in cammino da solo stavolta con lo zaino carico della sua esperienza e traccerà una nuova strada nella direzione in cui egli sceglierà di servire la società, l'associazione o la chiesa. La scelta di Gianni al momento della sua partenza e adesso è chiara a tutti noi. Gianni è un capo scout sacerdote. Sicuramente quella sera, la sera della sua partenza, la sua strada era chiara nella sua mente e soprattutto nel suo cuore, così come era chiaro che quella strada avrebbe costituito la colonna portante, il tronco della pianta della sua vita. Giovannone, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto e chiamato all'epoca, a memoria d'uomo non lo ricordiamo piccolo, forse non lo è mai stato. Di fatto non ci sono tracce di Giovannone quando era piccolo, anzi la leggenda che si tramanda è che lui sia nato così. La sua prima manifestazione a noi comuni mortali fu quella che vedrete tra poco nella prima immagine. Dovete sapere che ogni esploratore o guida in genere portava un po' di legna per il fuoco di bivacco la sera. Giovannone invece si presentò così, guardate bene. Arrivò in questo modo. Arriva. Ecco. Forse ancora sonno, ma mi chiamano forte. Entra nel gioco, gioca la tua parte. Si sa non è tornato, chi goda l'avventura. Guardando il mondo dietro il buco della serratura. Detto basta, mi
lascia in qui, pazienza, allora non andrò alla festa. Laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo, nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo. Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito, Francesco forse Asterix e Obelix, a me avrebbe preferito. E vivo ancora, Matteo. Casa, e fai pure lui il mercante. Questa è la Croce, è un momento importante della vita scout di Gianni. Ma mi chiamano forte. Entra nel gioco, gioca alla tua parte. Si sarà tornato, ignora la mente. Gli scout hanno posto nel 1987 una croce sul Monte di Fata. E i pezzi li abbiamo portati prima sulle spalle, quello è Gianni con il tronco là, poi con l'elicottero. Questa è la croce finale. Questo è il clan. Se così avesse detto Giuseppe spaventato. È un'attività degli scout questa. Quello che è stato, beh, voi non ci pensate che storia sbrindellata in quella mangiatoia. Una bella tenda, un dì sarebbe nata. Forse ho ancora sonno, ma mi chiaman forte. Entra nel gioco, gioca la tua parte, si sarà. Questo è il momento della partenza di Gianni. C'è anche Francesco. Non ci sarebbe al mondo, vi piaccia o non vi piaccia, nessuno che saluti dicendo buona caccia. Guidando una canoa per acque tempestose, domando con sorriso per rapide curiose, già più di una persona mi ha detto che la vita mangiata in questo modo. Tutti più giovani e più magri. Vedi così va il mondo, ognuno ha la sua parte. Entra nel gioco, gioca la tua parte. Si stanno ritornando, ignora l'avventura. Guardando il mondo dietro il buco della serratura. Guardando il mondo dietro il buco della serratura. C'è sempre Don Gianni in queste foto e non so se l'avete riconosciuto. Tra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago. E questo è quasi l'inizio del suo ministero. Che dico al vicino, questo tesoro dov'è? E quando lo trovi colora le strade, ti fa cantare forte perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Questo è Baloo, Baloo con i lupetti. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta. Poi dammene un po' sotto un castagno a dormire, dietro quel muro laggiù, in uno sguardo un po' turbato, questo tesoro dov'è? Ti fa parlare le lingue del mondo, capire tutti i cuori perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che
non c'è. In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù, in quel castello oscuro ed accigno, a questo tesoro dove da mani forti per stringerne altre, per render vere vive le idee, un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è, un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di crema. Qua è accigliato. Se lo trovi, come sei? Poi dammene un po'. Sepolto qua no. In fondo alla storia. Chissà se brilla, chissà. Sarà un segreto. Qua è con un paio di vestiti, eh. Certo è nascosto. Col saluto da lupetto, però, eh. Quando si trova spargiamolo intorno per monti, mari, valli e città. Ecco il suo servizio. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo. Servizio al campo. Puoi costruire ciò che non c'è. E questo il suo servizio. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo. Chi lo cerca lo trova. Allora. Un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po', se lo trovi poi dammene un po'. Forse, Don Gianni, forse in quel fuoco che guardavi ancora brucia il tronchetto che portasti quella sera tanti anni fa al fuoco di bivacco. Sicuramente brucia ancora nel tuo cuore il momento che a noi piace più ricordare, quello della tua partenza, quando lo zaino è ai tuoi piedi, pronto per essere portato sulle spalle con le tue cose, le tue esperienze e la tua croce. L'uomo è compiuto, eccolo, la scelta è fatta, la vocazione è chiara, la strada è tracciata. Giovannone è pronto a partire nel mondo, anche se il mondo non ha la minima idea di quello che lo aspetta. Questo che faremo adesso è il canto di chi parte, di chi arriva per partire. Vorremmo ricantarlo con te stasera, insieme a tutti i capi della tua comunità, capi di oggi, e insieme a qualche vecchio capo, già capo allora, e insieme ad altri che invece con te erano rover e scolte e che con te hanno condiviso quel tratto di strada. Vorremmo, fratello, che tu venissi a cantare insieme a noi. Di qua. Thank you.
Questo canto che abbiamo ascoltato si chiama È di nuovo Ruth, ed in una sua parte dice: è la strada di chi parte ed arriva per partire. Ci indica la dimensione del divenire insito nella strada ed è il suo valore per uno scout. La strada è fatica, è ricerca di sé, è un percorso condiviso con chi è con te, è un'esperienza di continuo confronto sotto la guida attenta del Signore. Questi valori sono stati vissuti da Don Gianni nel percorso scout, terminato con la scelta di servire Dio attraverso il sacerdozio, e lo accompagnano nell'azione pastorale che vive giorno dopo giorno, incarnando il senso stesso del divenire, che è proprio della strada. Invochiamo il Signore affinché lo aiuti a portare avanti con immutato vigore quanto intraprende. La persona che ha parlato, per chi non lo conoscesse, chiaramente sono pochi, è una persona che ha segnato il passo dello scoutismo qui in questa città e, permettetemi, anche a livello regionale e nazionale, quando eravamo un po' più ragazzi. Facciamo un grande applauso a Michele Vittorelli, fondatore del gruppo Capua 2, insieme con tanti altri che erano qui questa sera. Erano in 7 persone e oggi sono molti di più. Ha seminato bene e ha creato sicuramente un fusto solido. C'era, grazie Michele, grazie. Sì. Michele è stato anche caporeparto di Don Gianni, ma fa poco testo perché è stato caporeparto anche mio e di altri 2 milioni di ragazzi, anche di Mario, quindi diciamo che questo ruolo è un po' inflazionato. Sempre degli scout ha fatto parte una persona, un cantante importante, il suo nome era Claudio Baglioni. Le riprese che state vedendo sono, ne approfitto per ricordare, sono del gruppo Kairos, un'altra grande realtà della nostra parrocchia, della nostra comunità, con Maria Di Benedetto e Rosaria Barone, se non vado errato, eccole lì. E quindi invito comunque a riprendere chiaramente tutte le esibizioni live. Invece invito a salire di nuovo i ragazzi per cantare un pezzo che ha segnato la strada di Don Gianni e quella di tutti quanti noi, e che Claudio Baglioni scrisse proprio per ricordare il suo percorso negli scout. Tu vedrai.
Allora, eccoci, strada facendo, arriviamo al quinto momento. Il fusto dà vita forse è una delle cose più importanti, quelle dei rami. I rami, il simbolo e il valore è quello della comunità. Luca, vieni. Alessio, il tuo quadro, la comunità. I colori utilizzati sono il verde, il marrone e il nero. L'immagine è abbastanza stilizzata. La predominanza del verde è un chiaro riferimento al fogliame, sottolineando così che l'albero è in pieno sviluppo. Allora, Silvana. Qualche anno fa, alle Paralimpiadi di Seattle, 9 atleti, tutti mentalmente o fisicamente disabili, erano pronti sulla linea di partenza dei 100 metri. Allo sparo della pistola iniziarono la gara, non tutti correndo, ma con la voglia di arrivare e vincere. In tre correvano. Un piccolo ragazzino cadde sull'asfalto, fece un paio di capriole e cominciò a piangere. Gli altri 8 sentirono il ragazzino piangere, rallentarono e guardarono indietro. Si fermarono e tornarono indietro, ciascuno di loro. Una ragazza con la sindrome di Down si sedette accanto a lui e cominciò a baciarlo e a dire «Adesso stai meglio?». Allora tutti e 9 si abbracciarono e camminarono verso la linea del traguardo. Tutti nello stadio si alzarono e gli applausi andarono avanti per parecchi minuti. Persone che erano presenti raccontano ancora questa storia. Perché? Perché dentro di noi sappiamo che la cosa importante nella vita va oltre il vincere per se stessi. La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri a vincere, anche se comporta rallentare e cambiare la nostra corsa. Una candela non ci perde niente nell'accendere un'altra candela. E una delle realtà che più rappresenta questo valore della comunità nelle nostre, in questi anni e soprattutto in questi 25 anni, anche grazie alla spinta avuta da Don Gianni, è il cammino neocatecumenale.
E invito qui a salire sul palco i cantori e un rappresentante. Dovrebbero essere tutti già pronti qui. Eccoli, eccoli, applauso. Allora, sì, giusto 10 secondi perché gli altri li abbiamo un po' persi. Che cos'è il cammino neocatecumenale per i pochi che non lo sapessero? Buonasera a tutti. Allora adesso noi faremo un momento che è liturgico, che è attraverso la danza, perché i canti del cammino neocatecumenale sono stati ispirati dallo Spirito Santo ed è sacra scrittura, quindi faremo dei salmi, dei canti tratti da alcuni brani della sacra scrittura. Il cammino neocatecumenale che cos'è? È un frutto del Concilio Vaticano II, è una realtà della Chiesa che è al servizio della diocesi e dei vescovi per scoprire le proprie radici battesimali attraverso questa Chiesa che gesta dei cristiani adulti. E adesso, in occasione di questa festa di Don Gianni, noi lodiamo e ringraziamo Gesù Cristo di averci donato anche Don Gianni, che è stato per noi un punto di riferimento, e in occasione di questa festa noi faremo questa esultanza insieme con voi. Vi invito a partecipare con gioia. La danza. Thank you.
E allora andiamo veloci verso la fine, ma ci sono due gruppi giovani. Signori, il primo gruppo giovane che scalpita dalle ore 16:30 qui al mio fianco, tra poco sarà sul palco, ma prima di farli salire c'è da presentare il sesto simbolo, che sono le foglie. I rami danno vita alle foglie e le foglie rappresentano le idee. Facciamo salire il sesto simbolo. Luca, vieni. Alessio, prego. Così come già anticipato nel dipinto precedente, l'albero è rigoglioso e le foglie rimangono le ferite di Cristo, rappresentate dal rosso. Silvana. Silvana e Antonio, che ci hanno accompagnato per tutta la serata, le idee. Tutti gli uomini sognano, ma non tutti sognano allo stesso modo. Quelli che sognano di notte, nei polverosi recessi della loro mente, si risvegliano al mattino per scoprire che i loro sogni sono svaniti. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi. Essi infatti inseguono i propri sogni ad occhi aperti e fanno sì che si avverino. Molti dei sogni del nostro Don Gianni sono diventati realtà. Ma quale sarà il suo segreto? Ecco, adesso chiediamo un po' della vostra attenzione, perché proviamo ad analizzare e comparare un possibile modello su come realizzare un'idea facendola diventare realtà. Allora, vediamo come fa Don Gianni a realizzare le idee. Primo punto. Regola numero uno. Un'idea da sola non vale quasi nulla. Per quanto brillante ed innovativa possa essere, ogni idea diventa un successo solo se viene effettivamente realizzata. Insomma, la vita di Don Gianni è talmente piena di idee che sembra che lui non dormi mai. È sempre in movimento, alla ricerca del più, del meglio. Egli arriva e poi riparte. Stare dietro a Don Gianni è un tormento. Se avessimo noi fatto una sola cosa di quelle che ha fatto lui, ci saremmo riposati. Lui no. Persino Dio si è riposato il settimo giorno. Don Gianni no. Ma forse qualcuno suppone che nella Genesi manca un pezzo. Il settimo giorno Dio si riposò e lasciò tutto il resto a Don Gianni. Regola numero due. L'importante non è l'idea, ma come la si concretizza. La realizzazione deve essere frutto di intuito, studio, pianificazione, analisi. Non è facile capire lo sforzo di pianificazione che vi è dietro ogni realizzazione di Don Gianni. Un mattino, un pomeriggio, ci svegliamo e troviamo una cosa nuova, come un'apparizione. Una vetrata meravigliosa, un palazzo fatiscente che diventa un albergo per anziani a 5 stelle o un rifugio per indigenti con pensione completa, gita turistica. E ci chiediamo, ma come fa? È semplice. Togliete tutto il tempo che noi perdiamo a sparlare, a lamentarci, a rimpiangere, a conservare memorie inutili, a dormire dopo pranzo e a pranzare prima di dormire, e avrete l'esatta cognizione di tutto il tempo che egli dedica alla progettazione. Regola numero 3. Non aver paura del fallimento. Il prodotto finale di un'idea è sempre il risultato di tanto impegno, coraggio e determinazione. Chi fa sbaglia spesso, chi non fa sbaglia sempre. Questa è una delle frasi che ricorrono nell'armamentario di un educatore scout.
la sigla agesci la si può anche tradurre agisci, cioè muoviti, opera, cammina, non stare fermo, non agire per paura del fallimento, perché il più grande fallimento è fallire senza nemmeno fare qualcosa. Regola numero 4. Definire sempre l'obiettivo finale. È necessario sapere cosa si vuole fare ed avere una chiara visione di ogni fase del processo per creare un modello appropriato di realizzazione di azioni concrete. La maggioranza delle persone pensa a cosa gli altri possono fare per loro e così accumula delusioni e amarezze. Don Gianni invece, di fronte a qualunque situazione, pensa: cosa posso fare io per cambiare le cose? Una persona è senza casa. Non importa se il governo è ladro o il datore di lavoro è un disgraziato. Don Gianni pensa: dove posso sistemarlo? Un giovane non va in chiesa. Non importa se il mondo ha perso i valori, i social network distraggono e drogano i ragazzi. Don Gianni pensa: cosa posso fare io per portare questo giovane in chiesa? Don Gianni pensa, ripensa e poi fissa l'obiettivo. Pensa, pensa e gli si accende la lampadina. Gli viene l'idea e parte. Regola numero 5. Definire a quale bisogno risponde l'idea. È necessario sapere quale problema si intende risolvere, quale esigenza si intende soddisfare. Si può realizzare qualcosa solo per la soddisfazione personale, per un orgoglio, per appagare un bisogno psicologico. Questo è vero quando le opere poi restano vuote e pian piano cadono in disuso. Dice Gesù: l'albero si giudica dai frutti. Quando hai progettato a partire da un'esigenza reale, da una richiesta di aiuto o di bellezza o di senso, la tua opera fiorisce, non muore. Regola numero 6. Definire chi sono i destinatari della nostra idea. È necessario sapere quale persona vedrà soddisfatti i propri bisogni dalla realizzazione dell'idea. Concretezza e astrazione sono due pilastri della progettazione di Don Gianni. Si parte dal bisogno reale di singole persone o comunità. Ma si pensa anche alle persone future, le persone e le comunità che ci saranno in futuro. Insomma, un occhio avanti e un occhio indietro. Chi realizza e chi beneficia del risultato deve sempre procedere guardando avanti, con lo specchietto retrovisore sempre sott'occhio. Chi riceverà un beneficio da un'opera di Don Gianni, infatti, non sarà mai pienamente soddisfatto. Devi sopportare l'ingratitudine e mettergli in faccia lo specchietto retrovisore. Don Gianni lo sa bene e così dirà sempre dritto: se Pasquale non è contento, lo sarà Eugenio, e se neanche lui è contento, verrà un altro ancora, e se nessuno è mai soddisfatto di quello che fa Don Gianni, aspetta un nuovo bambino che nascerà. Regola numero 7, individuare i partner, identificare figure chiave che possono dare impulso, sostenere e promuovere la nostra idea. Spesso un'idea di Don Gianni non nasce solo perché c'è un bisogno umano o un vuoto da colmare, ma anche per realizzare un talento, una capacità, una competenza. Agli occhi di Don Gianni non appaiono solo i poveri, ma anche i ricchi. Ai poveri bisogna dare qualcosa per sopravvivere, ai ricchi bisogna dare delle opportunità per fare del bene. Davanti a lui sono tutti uguali, ricchi e poveri. C'è lavoro per tutti, ma non nel senso delle promesse politiche. È lavoro vero, fatto con le mani, il sudore, il sacrificio, l'astinenza, senza o con pochi soldi. E così nascono le cooperative, le associazioni teatrali, i gruppi delle famiglie, degli scapoli, dei fidanzati, delle donne sole e anche le guardie svizzere del Duomo, i guelfi e i ghibellini che si contendono la capua sacra e quella civile. E forse è in programma anche un gruppo di politici che dovrebbero salvare dalla morte la capua sacra e la capua civile. Don Gianni, solo tu puoi aiutarci.
Regola numero 8. Individuare le risorse chiave. Identificare le risorse umane che rappresentano il valore aggiunto offerto dalla nostra idea. La risorsa chiave necessaria ad ogni idea è crederci fino in fondo, senza tentennamento. I sarti, non i santi, i sarti dicono: mille misure, un solo taglio. Quando Don Gianni ha deciso, non lo ferma più nessuno. Non è più lui a portare avanti l'idea, ma è l'idea che porta avanti lui. Per questo è necessario scegliere le persone giuste. Esse non devono più seguire Don Gianni, ma l'idea di Don Gianni. La loro fedeltà si misurerà solo da questo. Regola numero 9. Individuare le risorse finanziarie. Verificare dove si prenderanno i soldi per le spese. Qualcuno dice che tra i misteri della fede dobbiamo aggiungere questo: dove prendi i soldi, Don Gianni? Ma il mistero vero non è questo, perché i soldi sono solo una delle poche cose concrete e visibili a tutti. Il vero mistero, invece, dovrebbe sembrare la capacità di avere sempre idee grandi anche senza soldi. La capacità di non scoraggiarsi e continuare a sognare pensando che i soldi non sono la cosa più importante. L'essenziale è avere una causa giusta e un'idea buona. Tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, dice il Vangelo. Regola numero 10. Trovare una guida sicura. Riconoscere sempre ciò che muove le nostre scelte. Vedere e agire con coerenza. L'opera è finita, anche noi. L'idea è uscita dalla mente di Don Gianni, ha preso forme e carne. Ora vive di vita propria. Tutti la possono ammirare. Chi la trova molto bella, chi molto utile, chi troppo grande, chi troppo piccola. Ognuno ha un suo punto di vista sulle idee di Don Gianni. Ognuno si affretta a segnalare a Don Gianni qualche particolare imperfetto o da migliorare. Guarda questo tavolo, guarda questa porta, guarda questo colore. Ma Don Gianni risponde con un sorriso, solo per cortesia. Lui sa bene, prima che glielo diciamo, che nulla di ciò che si fa è perfetto. Ma quello che conta per lui non è ciò che si vede con gli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi e si vede bene solo con il cuore. E il cuore vince sempre. E perciò il suo cuore è già pronto per una nuova sfida. Antonio Casale e Silvana Mercugliano, 10 buoni motivi per le idee di Don Gianni. Poi Gianni, al limite, chiaramente te lo facciamo avere, così te le rivedi con calma. Ma adesso il gruppo più forte di tutta la serata, signore e signori, i ragazzi del gruppo Sant'Anna, applauso! Eccoli qua! Signori, piano, piano, stiamo senza assicurazione. Piano, piano, pianissimo. Eccoli, microfoni per voi. Eccoli. Il coro dietro questi due microfoni. Signor Pino, voi guidatemi. Bene. Allora, dovete sapere che è nato... Ah, proprio, ok. È nato un gruppo foltissimo, foltissimo di giovani della terza età, che poi secondo me è la prima, che lavora nel centro Sant'Anna. Io chiamo la signora Pina, che coordina il gruppo. Un applauso a Pina. Pina, che cos'è il gruppo anziani? Ce lo spiega in un minuto neanche. Anziani, boh, anziani. Noi siamo un gruppetto di volontari che ogni domenica dalle 18 alle 21 facciamo animazione con i nostri ragazzi. Canti, balli, giochi, condividiamo compleanni, comunque sempre festa ogni domenica. Allora, il simbolo chiaramente è quello delle idee, e non apposta l'abbiamo detto, lo vogliamo specificare, perché le persone che vedete qui sono persone che nel corso della loro vita hanno vissuto o generato tantissime idee, tante delle quali forse non sono state sfruttate al meglio, ma che sicuramente hanno dato possibilità a noi più giovani di crescere meglio, ok? Grazie alla loro presenza. Quindi la canzone si chiama...
noi della terza età, è la nostra, è la nostra sigla, i ragazzi della terza età. I ragazzi della terza età, cantiamo! Sì. Il video, il video! Auguri! Con le mani, alza le mani, bravi Don Gianni, i ragazzi della terza età. Magnifici, voglio dire tutto live, cioè nessuna base. E allora su questo momento, secondo me dolcissimo, c'è un momento ancora più dolce da diabete super proprio a go-go, il taglio della torta, eccolo lì. Salvatore, se riusciamo con i fari a girarli verso quella zona lì, almeno uno, se no va bene. Nel frattempo invito il gruppo giovani qui a salire sul palco con noi. Dieci, nove,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri Don Gianni! Allora insieme, tanti auguri! Bravi! Scusate, scusate. Scusate. Bene, allora io volevo solamente dire per l'ennesima volta grazie, perché la vostra presenza dà il segno di un cammino di una chiesa che è un po' diverso, che non vuole appunto chiudersi solo nelle mura sacre, ma vuole vivere l'esperienza della fraternità, perché noi siamo la chiesa di Gesù se siamo fratelli. Se siamo fratelli vuol dire che siamo figli del Padre che è nei cieli e che riconosciamo come Padre di tutti gli uomini. Quindi viva noi, viva la Chiesa, viva Gesù! Applauso! Allora, mentre la torta viene distribuita, c'è il gruppo giovani che vive questo momento di animazione e serve per digerire. Pronti? Partenza, via! Via! Gesù è tra noi e questo è vivere, vivere già nel paradiso. Siamo uniti, Gesù è tra noi e questo è vivere in paradiso. È fuoco d'amore che divampa e dilaga tutto intorno nel mondo. È fuoco d'amore che porta l'unità. Vale più di...
ragazzi. Mamma mia, che bella sorpresa, ragazzi. Io non me l'aspettavo. Intanto vorrei che qui sul palco mi raggiungesse lui, quello che sto per cercare di imitare. Facciamo un applauso per Don Gianni Branco, che vorrei un attimo qui con me sul palco. Naturalmente non se l'aspettava, ma è una sorpresa che noi del gruppo Giovani abbiamo voluto riservargli. Buonasera a tutti da parte di Antonio De Rosa. Naturalmente stasera sono in una veste indegna, perché non mi capita di solito di imitare, perché io faccio altro nella vita, ho il piacere di fare il conduttore, per cui stasera mi hanno i miei amici. Ciao Don Gianni, posso darti del tu, perché non ce lo siamo date? Quindi allora io vorrei, se tu mi permetti, fare una, perlomeno provarci a fare un'imitazione, perché sai, quando vengo ad ascoltare la messa ti... Allora, innanzitutto io vi voglio ringraziare di cuore, perché ogni sera durante la celebrazione delle 18 qui al Duomo vedo tante persone che vengono ad ascoltare la messa, ma soprattutto a far entrare nel proprio cuore la parola di Dio. Però io vi dico una cosa, cosa che ripeto durante tutte le mie omelie, scusate ogni tanto il caldo, e dico una cosa, Gesù ce l'ha detto sempre: come si vincono le migliori battaglie? Con la preghiera. Ripeto, con la preghiera. Quindi è una cosa importante, questo è un invito che lancio a tutti voi, e vi ringrazio per essere qui presenti al mio 25esimo anniversario di sacerdozio. Un applauso ad Antonio De Rosa. Grazie. Allora, grazie Gianni, Antonio, perdonami per l'imitazione, però ti faccio i miei migliori auguri. Io in realtà volevo, scusami Giorgio, perdono ancora un po' di tempo, poi ti lascio il palco, anzi grazie, ero un po' indeciso se farla. Poi naturalmente grazie anche a Don Antonio Mingione, che è il nostro pastore, ha detto vai tranquillamente. Quindi io ti ringrazio, per me è un piacere conoscerti, anche perché ho avuto modo di presentarlo in altre occasioni. Fammi una benedizione speciale però adesso con la tua voce, a me personalmente. Ma non so se la meriti, vediamo un po', ci vuole la preghiera. Esatto, grazie. Grazie ad Antonio, grazie a Giorgio e grazie Aretti, al gruppo Giovani. Grazie, grazie. Stiamo andando a chiusura, ma c'è un gruppo importantissimo che chiude con noi, diciamo, l'evento, ed è il settimo simbolo. Invito anche qui Alessio Centore, l'autore delle sette tele. Facciamo un applauso ad Alessio, eccolo. Ci presenta live, così lo conosciamo anche, l'ultima tela. Il simbolo è quello dei frutti, e i frutti rappresentano il valore della gioia. Alessio. Allora, l'albero ormai dà i suoi frutti e sono rappresentati da colori accesi, tipici dei frutti estivi. Tra queste esplosioni di colori si possono notare dei segni neri e rossi che simboleggiano i semi dei frutti che, cadendo a terra, daranno il via al ciclo della vita. E questa è l'ultima opera che chiude la vita di una pianta e di un albero, così come questi 25 anni. Per rappresentare al meglio la gioia invitiamo il gruppo Enrico Campanino. Eccoli qua, forza, salite tutti, eccoli, eccoli, erano scalpitanti e adesso non salgono. Eccoli qui. Grazie ancora ad Alessio, grazie a Luca, fatti fare un applauso Luca, facciamo un applauso a Luca, ha lavorato tutta la serata, grazie Alessio per le opere. Chi presenta il gruppo Enrico Campanino? Roberta. Roberta, che cos'è il gruppo Enrico Campanino? Buonasera a tutti, noi siamo il gruppo Enrico Campanino. Per chi non ci conosce, facciamo teatro da circa 18 anni nella Sala San Martino in Capua. E stasera vogliamo omaggiare Don Gianni con una canzone, quella tratta dal nostro ultimo spettacolo. Abbiamo fatto uno spettacolo sull'integrazione della donna africana, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi del territorio, e quindi li vedete anche qui stasera insieme a noi, sono Deborah e Rejoice. E niente, la canzone, se siamo pronti possiamo iniziare, si intitola Da fratello a fratello. Allora, vediamo se le chitarre ci sono. Vabbè, siamo qua. Sì. Sì, sì. Ci siamo tutti?
Ok, da fratello a fratello il gruppo Enrico Campanino, prego. Sei fermo lì, due stelle bianche come il latte gli occhi tuoi. Gruppo Enrico Campanino. Grazie. Grazie Roberta, grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati al termine di questa serata, lo facciamo in musica per concludere con una canzone in inglese. Quindi nessuno, io non capirò sicuramente, molti altri no, ma la canzone si chiama Up and Up. È un pezzo dei Coldplay, un gruppo di fama mondiale. La canzone Up and Up significa su e su. È un auspicio perché questo non sia il giorno per autocelebrarsi, ma un inizio. Però prima di chiudere
volevo chiedere a Don Gianni se voleva salutare tutti, così noi poi chiudiamo con una canzone e proviamo a chiudere insieme. Don Gianni, vieni con noi, ecco qui i microfoni, ragazzi. Invito anche i ragazzi del gruppo giovani a salire qui con noi, venite tutti. Sistemiamo il coro, tutti i ragazzi del gruppo giovani. Gianni, allora penso che due parole per chiudere questa serata. Buonanotte. Buonanotte. Ok. Ok, allora cantiamo. Guarda che questa è bellissima, ci sto, vai. Possiamo mandare il video dei Coldplay? No, c'è la traduzione. Con l'audio. Salvatore. Driving in the game, searching for the world, hoping from the ray up and up, up and up. Darting from the canvas, working with me, waiting for the chain to pick you on this field, up and up, up and up. Siamo. Up and down. One, two, three, say. Ringraziare Davide Bacco, Dario Cavaliere, Carla, Ottavia e Sara Sant'Agata, Gianni, Gruppo Giovani, tutti quelli che hanno suonato con noi, il maestro Antonio Fierro, Federico Netti, tutti i sacerdoti che sono stati qui,
tutte le suore che hanno resistito, gli anziani che non mollano mai. E poi ringrazio Teresa e Giuseppe, ringrazio il gruppo Momos, Salvatore di Somma, Soundline, ringrazio le riprese di Kairos. 1, 2, 3. Sono passati 25 anni da quando abbiamo cominciato insieme questa strada, ci ritroviamo qui. Volevo ringraziare Luca, Roberto, grazie a tutti. Speriamo di vivere tutti i giorni ancora così. Io un po' sono stato lontano, un po' sto vicino, ma siamo tutti qui insieme e Dario ci canta anche l'ultimo pezzo, eccolo. Ringrazio i neocatecumeni, ringrazio anche gli scout, Ramona che è rimasto con noi, Mena, Teresa, Assunta, Agata, Teresa, Giovanna. Driving in a game, when you pay my fee, you didn't say just enough. Don't ever give up. Cosa significa l'ultima frase? Sara, cosa significa l'ultima frase? Non arrenderti mai. Dunque dobbiamo dire veramente un grande grazie a Giorgio e a tutti coloro che hanno pensato, allestito e realizzato questo piccolo spettacolo, che è stato un momento di fraternità, un momento nel quale tutti hanno trovato un loro spazio sul palco, sotto il palco, perché questo è il senso di una famiglia. Ci rivediamo qui tra 25 anni con figli e nipoti. Grazie a tutti, buonanotte, 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 buonanotte.